Premesso che gli insegnanti di yoga hanno tutti i problemi che hanno le altre persone, per cui per esperienza personale e naturalmente per frequentare anche questo ambiente da un po' di tempo, so che comunque le relazioni sono un aspetto complicato della nostra vita, naturalmente, no? Il beneficio maggiore che io trovo nello yoga è quello di aumentare la propria sensibilità. Quindi, lavorando su se stessi, si impara a riconoscere non solo quelli che possono essere i segnali muscolari del muscolo che si allunga, del corpo che è dritto o che non è tanto dritto, ma anche quelle che possono essere diverse sfere e strati della nostra vita emotiva. Per cui nel momento in cui io comincio a entrare in contatto, a conoscere, a confrontarmi direttamente con le mie emozioni, no? A guardarle in faccia, per esempio l'elemento della paura, che in molte posizioni di yoga, per esempio quando mi metto in verticale sulle braccia o faccio delle posizioni un pochino più avanzate, entra in gioco, quindi mi devo confrontare con questa emozione. Così l'elemento dell'entusiasmo, del benessere, tante emozioni che si mischiano e che imparo a conoscere. Chiaramente imparando a riconoscerle su di me, imparo a vederle anche nell'altro, a rispettarle, e questo secondo me è uno degli elementi fondamentali. Poi esistono delle forme di yoga che in qualche modo sono associate tendenzialmente a una tradizione tantrica che incorporano proprio il lavoro di coppia. Anche noi lo facciamo, lo chiamiamo mat mates, ed sono degli esercizi che si fanno in coppia, quindi insieme si impara a entrare in una posizione aiutandosi vicendevolmente. Quindi ci sono tanti elementi psicologici che entrano in gioco quando si fa questo lavoro. Bisogna aiutarsi, sostenendosi, incoraggiandosi a lasciarsi andare, fidandosi l'uno dell'altro. Quindi sono tutti degli elementi poi fondanti in quelle che è la relazione nel quotidiano.